Ciao amici di Gorizia TV, eccoci qua, genitori contro la legge Lorenzin per i vaccini, per l'obbligo dei vaccini. A Istoria ho sentito veramente un rumore tremendo, non ho detto cosa succede qua, c'erano questi grandi genitori, grandi mamme potentissime che vogliono combattere e difendere i loro bambini. Andiamo a sentire. Senti, voglio sapere che sono arrivato così in ritardo, cosa succede? Contro il decreto legge della Lorenzin. Che significa? All'obbligo vaccinale per i bambini, 12 vaccini a chi 12. Non ha fatto i vaccini. E tu sei d'accordo o no? Assolutamente no, perché vogliamo libertà di scelta e controlli prevaccinali. Comunque siamo che quasi... non vengono fatti. Praticamente siamo vicini alla dittatura oggi. Esattamente, proprio vicini alla dittatura. Ecco. Bene. Grazie mille. Prego. Comunque mio figlio se li faceva poteva non essere qua. Per questo anche. Ah, per questo motivo tu. Per questo motivo. Grazie a Dio ho avuto il dubbio e non glieli ho fatti tutti. Praticamente uno deve decidere se vuole o non vuole, giusto? Certo, noi non siamo a priori contrari, però un genitore deve essere libero di fare la scelta secondo lui più giusta. Esatto, questo lo sono d'accordo anch'io. Grazie. Grazie mille, salve. Senti, vorrei un parere tuo anche, adesso ho sentito la signora. Ma tu, lei per chi? Io sono per Gorizia TV, sono della TV. Senti, voglio sapere un tuo parere di questa protesta. Mi puoi dire? In succo è difficile perché sono tanti motivi. Sì. Qui si tratta di una, come abbiamo detto prima, della mancanza di libertà. Non abbiamo libertà di scelta per i nostri figli, siamo costretti obbligati a vaccinare con dei vaccini che non sono sicuri. Non siamo, siamo obbligati a fare dei poli vaccino, quindi anche volendo fare solo a monodose non è possibile. Ci sono tante. Praticamente una deve decidere che vaccino vuole, capito o no? No, volendo si possono fare anche tutti, sì. A condizione che il bambino stia bene, che sia stato analizzato, se vogliamo, con degli esami. Che sia una cosa sicura, allora. Sicuro, che sia estremamente sicuro al 100%, io non posso mettere a rischio la vita di mio figlio. Preferisco piuttosto che rischi e che sia io responsabile perché magari ho rischiato ed è successo qualcosa, ma sinceramente rischiare per un discorso di un vaccino e trovarmelo giorni dopo, qualche mese dopo, invalido. Invalido questo, non... ci penserei tre volte alla assolutamente. Fine. Assolutamente, non riesco, cioè per me è una cosa impossibile da fare. E purtroppo i malati di vaccino sono tantissimi, esatto. Veramente tanti, solo che non vengono, viene tutto tenuto nascosto e sommerso. Questa è una cosa veramente sbagliata, una mamma deve decidere del suo figliuolo, giusto? Certo, sì. Esatto, grazie mille. Abbiamo anche con noi un papà, che adesso ho sentito le mamme, dopo sentiremo anche te. Dai, mio marito, vai da... È tuo marito quello, vieni qua, così sentiamo, no? Perché è giusto, senti, io voglio sentire, ho sentito le varie mamme e hanno detto contro la legge Lorenzin. Tu cosa vuoi dire? Allora, innanzitutto c'è un grande problema di forma della legge, nel senso che non c'è democrazia in questo processo formale di creazione di decreto legge, non è fatto secondo i criteri di legge, non c'è nessuna urgenza, ma soprattutto non si rispetta la volontà popolare, non c'è chiarezza sui motivi per cui viene imposta questa legge, non c'è un coinvolgimento delle persone, non c'è informazione, tante informazioni vengono nascoste, viene vietato di proiettare in pubblico il film Vax. E quindi si cerca di eliminare in tutti i modi, attraverso minacce, attraverso espulsioni dagli albi medici. Infatti c'è già stato, sì. L'opposizione, non c'è la possibilità di vedere chiaramente quali sono i reali problemi dei vaccini.
non è data alla popolazione la possibilità di chiarire quali sono i veri problemi e le vere possibili conseguenze di questi vaccini. Senti, io sono dell'idea anche che la mamma o il papà deve decidere, no? Cosa vaccinare, no? Mi interessa questo. La mamma e il papà, ecco, si sono informati e non su, sì, internet, non su Facebook, che si sono formati sentendo illustri pareri medici, scientifici, studi, andando a congressi scientifici, una volta informati a 360 gradi sui pro e sui contro, devono avere il diritto di scegliere per il loro figlio. Esatto, sì. E dopo a diciamo quali trattamenti sottoporlo? Una volta informati i genitori, non così. Così al volo, esatto. Così al volo. Però diciamo anche che adesso c'è questa legge che dice se non si è vaccinati tu non puoi portare il bambino a scuola. Io penso che è una cosa sbagliatissima, no, questa. Questo ricorda tanto il nazismo. Io ho detto dittatura, prima. No, io ho detto dittatura prima, perché stiamo andando nella dittatura. Stiamo cercando di terrorizzare tutta l'opposizione, tutti i pareri che sono vagamente contrari, nemmeno contrari, perché c'è molta gente che dice va bene i vaccini, però controlliamoli adeguatamente. Facciamo, sì, gli studi, le statistiche, vediamo cosa fanno gli altri paesi, vediamo le statistiche ospedaliere non sono disponibili, non si sa quante persone hanno avuto conseguenze di questi vaccini, in Italia non si sa. Esatto, diamo più lucidazione alle persone, ecco, su questo problema. Esatto. E dopo uno decide. Esatto. Ecco. Senta. Sempre consigliato da pareri medici scientifici, che non sono per forza tutti uguali. No, si può sentire tante campane, io dico, no? Bene, senta, cara famiglia, io vi saluto. Grazie. E ci vediamo alle prossime. Bene, allora abbiamo ascoltato le mamme, i genitori, il papà, e voglio dire che lo Stato deve anche dare spazio e sentire anche le opinioni delle loro mamme, dei genitori, delle persone. Non si può dire adesso voi prendetevi questi 12 vaccini e andate a vaccinarvi. Bisogna ascoltare un po' tutto, vedere se si può o non si può, non obbligare adesso perché tu non c'hai il vaccino non puoi andare a scuola. Somiglia di essere veramente in una dittatura. Io capisco che tuteliamo i nostri bambini, ma anche bisogna vedere, perché alla nostra epoca, io mi ricordo, avevamo questi 3 vaccini, ma eravamo sempre in salute, cari amici. Qua siamo in storia, bene, e chiudiamo qua e sentiamo i pareri delle grandi mamme e dei grandi papà.